C'è anche un pezzo del mondo della cultura oggi in piazza Colafio. Io credo che ciascuno di noi, prima di essere ciò che fa e ciò che è, noi siamo in questo momento indignati, feriti e anche determinati a impedire quello che è uno dei più grandi scempi che si vuole commettere, cioè negare all'essere umano il suo statuto di dignità e di diritto per nascita. Contrapporre lavoro a diritti è un atto di una violenza ricattatoria che non colpisce solo i lavoratori, colpisce tutti gli esseri umani e tutti i cittadini, perché è un'affermazione che va al di là della questione socio-economica, entra proprio nel merito di ciò che ci definisce come specie, quello che abbiamo conquistato con lotte inenarrabili nel corso di secoli e millenni, quello che ha portato ai diritti universali dell'uomo. Lo vogliono negare, ti dicono se vuoi lavoro devi accettare meno diritti. Come si permettono di dire una cosa del genere? Come si permettono di pensarla? Ecco perché io sono qui, al di là naturalmente del fatto che la cultura è ciò che dà identità a un popolo, a una nazione, a una gente, a un'Europa, quindi anche come uomo di cultura, ma prima di tutto come essere umano. Io mi sento, come dire, sputato in faccia da questa arroganza di potere. Questa lotta è la lotta di tutte le persone per bene in Italia e non solo in Italia. E dobbiamo, oggi è una giornata che deve iniziare una stagione di lotte che si deve fermare fino a quando non sarà spazzata via dall'orizzonte questa cultura della protervia, dell'arroganza e della presunzione di uomini che si credono in diritto di cancellare per volizione leggi universali che sono costate tanti sacrifici e tanto sangue. Grazie.